precise, quindi proprio quello che stanno facendo. Andremo a vedere la differenza tra la disidratazione e la iperidratazione, che sarebbe la ritenzione idrica. E qua c'è molta confusione, perché le persone, quando si sentono gonfie, pensano sempre di essere in ritenzione, di avere del confio e quindi di avere dell'acqua extra. In realtà, molto spesso, questi due concetti vanno precisati. E poi cercheremo di dare dei cenni sulla migliore acqua, quindi comunque sulla migliore acqua in commercio, senza entrare nella fisica, nella chimica, che non è neanche il mio campo, ma almeno darvi dei consigli su quale acqua utilizzare per cercare di ottimizzare tutto questo. Poi ovviamente domande sono ben accette. Allora partiamo, l'acqua semplicemente cos'è? Sono due molecole di idrogeno e una di ossigeno, quindi la classica H2O, che tutti ne conosciamo. L'acqua è il più potente farmaco naturale, ed è quello meno conosciuto ed è quello meno utilizzato da tutti. Generalmente quando noi abbiamo un problema di salute, andiamo dal medico di base, e cosa facciamo? Ci facciamo prescrivere un farmaco, non capendo in realtà che il farmaco non può essere assimilato se non c'è una corretta idratazione. Quindi ancora prima di prendere qualunque tipo di farmaco, andrebbe valutato se io ho la possibilità di far sì che questo farmaco entri in circolo. Ecco perché ho scritto che il farmaco è naturale potente. Intanto costa zero, e quindi il rapporto costo-beneficio è ottimale. Ma noi generalmente siamo abituati a valutare le cose che costano poco anche come cose che non servono. In realtà l'acqua, come vedremo, ha delle funzioni veramente su tutto il corpo. E quindi è fondamentale all'inizio capire che se non c'è acqua io non posso dimagrire, io non posso essere in forma, non posso essere in salute, non posso utilizzare i farmaci perché non vengono assimilati. E quindi sicuramente tutto ciò che faccio è inutile. Senza acqua non c'è vita. Noi possiamo sopravvivere mediamente 28 giorni senza mangiare e più o meno dai 5-7 giorni senza bere. Questo dovrebbe farvi capire l'importanza. Quando noi hanno fatto degli studi su delle persone, parlavo oggi con un cliente, e hanno messo un po' di persone a digiuno per 7 giorni, quindi non le hanno fatte mangiare. Lo sapete cosa hanno perso queste persone qua in 7 giorni? Hanno perso 5 kg di peso, più o meno mediamente, di cui tutti erano liquidi, tono muscolare e 200 grammi di grasso. Quindi in realtà di questi 5 kg, nonostante avessero mangiato niente, hanno perso solo 200 grammi. Questo vi deve far capire come in realtà le classiche diete in cui non si mangia o si mangia pochissimo non servono assolutamente a nulla. Servono solo a vedere la bilancia che scende. Voi prendete lipidi, ok? Quindi la bilancia scende, perdete tono muscolare, ma in realtà non perdete nulla di quello che volete. Quindi questo è fondamentale. E passiamo alle funzioni principali dell'acqua. Ecco, queste sono le funzioni principali, non sono tutte, sono quelle più importanti. Ve le spiego una a una perché è molto molto importante capire la valenza di queste funzioni. Allora, la prima è trasporta tutte le sostanze nutritizie al corpo e allontana quelle di rifiuto. Quindi se io mangio, ok, qualunque cosa, ma non bevo acqua a sufficienza, tutte le sostanze non possono essere veicolate nel sangue e soprattutto non posso eliminare le scorie e le tossine. Quindi già questo è un fatto importante, capire che non è importante solo cosa mangio e quanto mangio, ma anche avere un giusto apporto di acqua per far sì che tutte le sostanze possano entrare dove è necessario e soprattutto eliminare le scorie e le tossine. Partecipa ai processi di termoregolazione. Cosa vuol dire? Il corpo cerca sempre di mantenere un equilibrio di temperatura. Infatti, quando c'è troppo freddo, cosa succede?